l'avvio dell'iter legislativo della legge sullo sport promossa da Luciano Schifone. E questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con il nostro interlocutore Luciano Schifone, appunto consigliere regionale PDL, nonché presidente del tavolo di partenariato economico-sociale, delegato del presidente Caldoro allo sport e spettacolo. Una legge sullo sport, finalmente. Sì, è una legge alla quale mi sono dedicato con molta passione e con molta attenzione dall'inizio della consigliatura su delega del presidente Caldoro. Infatti è un disegno di legge approvato dalla giunta che ora è in consiglio per l'esame del consiglio e ha cominciato proprio in questi giorni il suo iter legislativo con le audizioni con i soggetti principali, gli attori principali dello sport della regione Campania. Quindi c'è stata l'audizione del CONI, della direzione regionale scolastica, della federazione medico sportiva, delle associazioni di promozione sportiva e della facoltà di scienze motorie. È stata di una legge di riforma che cambia un po' il quadro dell'assetto dello sport nella nostra regione, e quindi uno sforzo di fare una legge complessiva, una legge quadro, una legge di sistema che diversamente dalla precedente, la legge 42 del 79, quindi erano oltre 40 anni, quasi 40 anni che bisognava cambiare questa legge, affronta un po' lo sport in una forma molto più moderna, quindi non soltanto sotto il profilo di eventuali contributi alle associazioni sportive, ma guarda un po' alla questione dell'impiantistica sportiva, che è un elemento fondamentale per lo sviluppo dello sport per le nuove generazioni, guarda alla tutela dell'atleta, quindi un fatto molto innovativo, con addirittura prevedendo una certificazione con carta elettronica, guarda ai talenti, ai giovani talenti che prende un po' sotto tutela della regione, insomma una legge che ha molti spunti abbastanza innovativi e in alcune cose addirittura primi in Italia. Ecco, a proposito delle audizioni, le osservazioni più interessanti, più significative? Beh, ci sono naturalmente, la legge è una legge volutamente aperta al contributo di soggetti, di coloro che praticano le attività. Per esempio il preside della facoltà di scienze motorie ha messo in evidenza la qualificazione di questa nuova facoltà, che è in funzione da una decina d'anni e che sforna appunto dei professionisti dell'attività motoria e che vanno riconosciuti. Infatti questa legge per la prima volta riconosce il ruolo della laurea triennale in scienze motorie, anche per regolamentare le decine e decine di palestre che sorgono come funghi, ma nelle quali non abbiamo certezza di garanzia per l'utenza. Quindi anche da questo punto di vista è un fatto innovativo. La regione guarda a regolamentare anche questo settore con un riconoscimento per i laureati in scienze motorie. Il CONI ha evidenziato la necessità di aprire l'attività sportiva non soltanto all'agonismo, ma anche e principalmente allo sport come elemento di fattore di inclusione sociale, quindi di un fattore che può determinare un elemento di migliore convivenza sociale, di maggiore tolleranza, di solidarietà. Quindi una serie di indicazioni che sono state raccolte dalla Commissione e che certamente avranno poi una ricaduta in termini legislativi. Noi speriamo prima dell'estate di poter dare magari da questa stessa trasmissione la notizia dell'approvazione prima in commissione e poi in consiglio. Ecco, voltiamo pagina. Luciano Schifone, prima di far ritorno in consiglio regionale, ha frequentato per qualche anno il consiglio comunale di Napoli, la sala di Via Verdi, ha eseguito le fasi iniziali del forum delle culture, un forum delle culture per il quale pare non vi siano soldi da parte del governo. Sì, per la verità è una storia un po' triste, perché è cominciata con grande clamore, con grande
trionfalismo per certi versi, con un'amministrazione di centrosinistra guidata dalla Iervolino e da Bassolino alla Regione, che promettiva un grande forum internazionale con investimenti di, addirittura si parlava di 200-250 milioni di euro, con interventi che avrebbero addirittura modificato il volto della città, così come è successo in altre capitali del mondo dove questo evento si è tenuto, e però poi dopo, man mano, con il passare del tempo, con il passare dei mesi, purtroppo queste belle prospettive sono venute meno l'una dopo l'altra, per un po' per l'incalzare della crisi recentemente, ma anche per una insipienza ed una superficialità con cui è stato affrontato l'argomento sia dalla giunta Bassolino e sia da questa dalla giunta Iervolino, perdon, e sia da questo De Magistris. Alla giunta Iervolino bisogna addebitare certamente la rinuncia alla dichiarazione di grande evento. Quindi un litigio violento con l'allora ministro Rutelli portò a questo scontro con il ministero, per cui fu revocato questo status, che avrebbe invece dato una forte spinta sia economica e sia di poteri commissariali all'iniziativa. Con la giunta dei Magistris poi le cose sono precipitate ancora di più, perché questo sindaco ha dimostrato proprio dall'inizio l'intenzione di fare del forum un momento assolutamente privo di connotazioni culturali profonde di livello internazionale, ma di voler dare spazio a piccoli gruppetti più o meno antagonisti della città di Napoli, quindi sostanzialmente svilendo enormemente il peso e l'importanza di un evento del genere. Negli ultimi giorni la situazione si è aggravata, perché il governo, anche a fronte della situazione di crisi, ma evidentemente non crede assolutamente a questa iniziativa, e quindi oggi rimane sostanzialmente soltanto la Regione, che dovrà sobbarcarsi anche questo onere, così come è successo con la Coppa America, dove il Comune di Magistris ha fatto un po' da battistrada, ma poi in realtà gli oneri pesanti li ha dovuti assumere la Regione, e quindi probabilmente anche per il forum avverrà questo. Ma naturalmente dobbiamo dirci la verità, fra napoletani sarà un'iniziativa certamente non di un livello come quello che ci si immaginava inizialmente, sarà una cosa probabilmente ridotta. Speriamo di riuscire comunque a fare qualcosa di dignitoso che in qualche modo ponga comunque positivamente la città a livello internazionale. Apriamo una finestra sulla vicenda politica nazionale: PDL sempre più in difficoltà nei sondaggi, continua a galoppare invece il Movimento 5 Stelle, il movimento di Beppe Grillo. Che sta succedendo? Beh, non c'è dubbio che questo è esattamente il risultato della situazione di crisi nazionale e internazionale che stiamo vivendo. Nel momento in cui ci sono situazioni durissime, complicatissime, che vedono una disoccupazione alle stelle, che vedono fabbriche che chiudono, che vedono difficoltà anche nelle attività di servizi più elementari, a cominciare dai trasporti per esempio o dalle attività sanitarie, è evidente che questa difficoltà, questo disagio, questo fortissimo malessere che vive la popolazione si scarica sulle forze che hanno governato recentemente, quindi il PDL paga oggi un po' questa situazione. In più paghiamo anche l'appoggio al governo Monti, che non è evidentemente compreso dalla popolazione. Tutto questo però io penso che abbia una natura transitoria. Diciamo, il voto dichiarato per il grillismo è un voto che poi bisogna vedere se resisterà davvero nelle urne. Nel frattempo naturalmente è chiaro che il PDL deve riorganizzarsi ed elaborare una sua proposta politica, sia in termini di contenuti e sia in termini anche di alleanze, che bisogna riorganizzare sul campo.